Un saluto agli amici di Mille Una Avventura. Dopo qualche giorno di pausa forzata, torniamo a parlare di videogiochi in due dimensioni, programmati in JavaScript. Continuiamo dove eravamo rimasti, vi ricordate? Eravamo arrivati a descrivere un giochetto, in cui, adesso lo prendiamo subito. Eccolo qui, dove è finito? Eccolo qua. Ecco, eravamo arrivati a un certo punto a così muovere questo disco volante grazie al movimento del mouse. Il disco volante segue esattamente la traccia che noi lasciamo col puntatore del mouse. E avevamo imparato nella scorsa lezione a caricare un'immagine, a questa immagine, oltre che a caricarla, eravamo anche riusciti appunto a fargli seguire il puntatore del mouse, tutto qui. Ecco, questo era quello che avevamo fatto la scorsa volta. Ecco, questa volta proviamo ad andare avanti e lo scopo di questo video è mostrare come legare le animazioni a una vera e propria temporizzazione. Non sarà una lezione semplice, ci vogliono alcune nozioni di matematica, alcune nozioni di fisica elementare, purtroppo, però ci proviamo e cerchiamo di rendere il tutto il più chiaro possibile. Intanto qui c'è il sole che va e che viene, vabbè, l'illuminazione è quella che è. Allora, dicevamo che l'ultima volta, vedete, avevamo definito questa funzione onMouseMove che non faceva altro che prendere il nostro alien 1, che non è altro che lo sprite che noi vediamo sullo schermo, ed inserire nella sua coordinata x e nella sua coordinata y che cosa? La posizione x e y del puntatore, che in questo sistema, che sarebbe il motore grafico Ivank, come si potrebbe anche pronunciare, viene recuperato grazie alla variabile stage.mouseX e mouseY. Ecco qui queste due variabili nel motore grafico Ivank contengono la posizione del mouse in quel dato momento quando il mouse si è mosso. E la x e la y la memorizziamo nella x e nella y del nostro sprite, del nostro alieno. E perciò l'effetto che si ottiene, come dicevamo, è quello di far seguire al mouse il movimento dell'alieno. Poi c'era anche questo onMouseFrame, questa era un'altra funzione che viene richiamata ogni volta che lo schermo viene rinfrescato, per dire così. Ad ogni frame del nostro browser, tipicamente ogni 60esimo di secondo. Ecco, queste due funzioni hanno l'effetto che avete visto prima. Ora cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo. No, non lavoro per Naughty Dog. C'è Barry GR in chat che ha fatto questa domanda. No, sto facendo una serie di così, lezioni per la programmazione di videogiochi in due dimensioni. Sono cose molto, molto particolari, quindi sto facendo una registrazione che poi va a finire su YouTube. Quindi è una diretta un po' atipica. Allora, dicevo che cosa possiamo fare per ottenere quale effetto? L'effetto che avevamo visto nel gioco vero e proprio. Adesso lo faccio partire per così vediamo esattamente quello che volevamo ottenere. Ecco, vedete che il puntatore del mouse si sposta, ma l'alieno colorato in beige, il marroncino, non segue immediatamente il puntatore del mouse, ma segue il movimento, lo segue con una velocità costante. Ritardata un po', diciamo così, non è un movimento immediato e questo rende la cosa un pochino più realistica, se così si può dire, per un gioco di questo genere.
Vi ricordo sempre che vedrete questa animazione muoversi a scatti, ma solo perché la mia connessione internet è molto lenta e perciò diciamo che c'è praticamente un'animazione di un frame al secondo. E allora sembra tutto che si muova a scatti, ma quando scaricherete il dimostrativo che troverete qui sotto nella descrizione del video su YouTube, vedrete che è tutto molto fluido. Ecco, allora dicevamo quindi che vogliamo ottenere questo effetto ed è questo lo scopo di questo video, mostrare come la navicella può seguire il movimento del mouse, ma diciamo così a una velocità costante, non saltare, non salta immediatamente dov'è la posizione del puntatore. E allora, grazie Barry GR, allora dicevamo, ecco, che cosa facciamo quindi? Dobbiamo fare in modo che in on enter frame venga gestito questo movimento a velocità costante del nostro sprite. E la prima cosa che dobbiamo fare è memorizzare la posizione del mouse, le coordinate x e y della posizione del mouse, non direttamente nella x e nella y dell'alieno, ma in una posizione, diciamo, in una variabile differente. Cioè memorizziamo, per esempio, invece che in questo alien.x, in alien.targetx. E così alien1y diventerà target y. Ecco, grazie a questa modifica, ogni volta che il mouse si muove, le coordinate del puntatore del mouse vengono memorizzate in una variabile di appoggio che abbiamo chiamato target x e target y, cioè target, insomma, l'obiettivo, il punto che vogliamo raggiungere a un certo, con il movimento. Di conseguenza, dobbiamo inserire nel nostro alien 1 la definizione di queste due variabili. E gli attribuiamo all'inizio il valore 250, come era la posizione iniziale dell'alieno, e 200. Vedete che in JavaScript si possono inserire delle variabili concatenate in questo modo, cioè il valore 250 viene memorizzato in alien1.targetx e lo stesso valore viene poi memorizzato anche in alien1.x. Questa è solo l'inizializzazione. Nella funzione di inizializzazione posizioniamo l'alieno in xy corrispondenti a 250-200 e targetx e targety vengono posti allo stesso valore. Finora quindi abbiamo solo definito una nuova variabile e a questo punto, se noi salviamo il programma e andiamo ad eseguire il programma, ecco che è qui, chiudo il gioco che avevo aperto prima, ecco vedete che ora mentre il mouse si muove l'alieno ruota su se stesso ma continua a rimanere nella posizione 250x per la x e 200 per la coordinata y. Sembra che non succeda più nulla, in realtà le coordinate del mouse vengono memorizzate in queste due variabili di appoggio, target x e target y. Quindi abbiamo ottenuto un primo effetto che sembra aver peggiorato la situazione. Ora direi di togliere la rotazione dell'alieno che non ci interessa in questo momento e adesso in questa funzione on enter frame che è appunto la funzione che viene richiamata ad ogni refresh dello schermo, che cosa inseriamo? Inseriamo tutto il codice che servirà per gestire il movimento in moto rettilineo di questo alieno. Perciò adesso vedrete il codice che bisogna aggiungere. Purtroppo non è semplicissimo, ma cerchiamo di spiegarlo e spero che 10 minuti bastino per non esagerare con questo, appunto, far troppo lungo questo video. Comunque poi, ripeto, potrete studiarvi con comodo il sorgente che troverete nella descrizione sotto.
Bene, quindi cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto ad ogni frame bisogna capire quanto tempo è trascorso dal frame precedente. Io qui ho un tablet che mi pare rinfreschi lo schermo ogni sessantesimo di secondo, perciò io potrei esattamente sapere quanto tempo è passato tra un frame e l'altro. Però chiaramente questo gioco potrebbe girare su un browser che è ospitato da un computer con uno schermo differente, per esempio, che rinfresca lo schermo ogni centesimo di secondo, oppure molto di più. Ecco, questo molto di più può essere un problema per un motivo che vi spiegherò dopo, però per il momento non ci preoccupiamo. Immaginiamo di avere dei frame rate di 100 Hz, 60 Hz, cose così, cose abbastanza umane per dire. Per dirla semplicemente. E allora cosa è necessario fare? Beh, è necessario memorizzare il tempo trascorso, come si fa in JavaScript. In JavaScript, per recuperare in che istante di tempo ci troviamo, bisogna usare questo costrutto qui. Bisogna scrivere new date punto get time. New date costruisce un oggetto che si ricollega alla data corrente, non solo la data, ma anche l'ora corrente, arrivando fino, credo, ai millesimi di secondo. La precisione è più o meno questa, credo, poi verificheremo. Quindi new date crea un oggetto data da cui è possibile ricavare mediante la funzione getTime il tempo in cui ci troviamo esattamente. Ora, questo tempo viene restituito in millisecondi e diciamo il valore ottenuto è il numero di millisecondi che è trascorso da una data degli anni 70 ad oggi. Quindi è un numero molto particolare che dice molto poco, ma a noi non interessa sapere esattamente in che istante di tempo ci troviamo adesso. Ci interessa sapere dal frame precedente quanto tempo è passato. Perciò ci conviene aggiungere una variabile lastTime che inizialmente poniamo uguale a 0, per esempio, che dovrà contenere l'istante di tempo del frame precedente. Mentre in time mettiamo, quando viene richiamata onEnterFrame, l'istante di tempo attuale. Come facciamo a sapere quanto tempo è trascorso? Basta eseguire la differenza, chiamiamo finalmente è andato via il sole. Basta memorizzare nella variabile dt la differenza tra time e last time. Ora, dato che time contiene un tempo in millisecondi e forse per tutti è più naturale lavorare con i secondi, basta aggiungere qui anche per mille. Quindi nella variabile dt, troviamo time meno last time per mille. La differenza tra il tempo precedente e il tempo attuale moltiplicato, scusate, stupidata, diviso mille, perché appunto i tempi sono memorizzati in millesimi di secondo e per ottenere i secondi bisogna chiaramente dividere per mille. Di solito se ci trovassimo in un ambiente di programmazione in cui bisogna ottimizzare molto, le divisioni sono più lente delle moltiplicazioni. Perciò invece di dividere per mille, se non fossimo in JavaScript, bisognerebbe scrivere per 0.001. Perché appunto le moltiplicazioni sono più rapide da effettuare dalle divisioni a livello di codice macchina. Poi esistono ovviamente i compilatori che traducono il nostro linguaggio ad alto livello in linguaggio macchina che operano spesso queste ottimizzazioni. Però io arrivando da una scuola piuttosto antiquata sono portato a eseguire certe di programmazione piuttosto antiquata di tanti anni fa, sono portato a immettere già queste ottimizzazioni a livello di codice ad alto livello. Però
qui tenete conto che abbiamo diviso per 1000. Ora, per lasciare la cosa più chiara per chi lo vede, insomma, lo lascio così. Però si poteva benissimo moltiplicare per un millesimo e chiaramente l'effetto è lo stesso. Che cosa abbiamo ottenuto quindi finora? Aprendo la chat nel caso. Niente. Allora, dicevo, abbiamo calcolato il tempo trascorso, però vedete che inizialmente partendo da zero avremo un tempo trascorso enorme perché la differenza sarebbe una differenza tra il tempo attuale e quella famosa data degli anni 70 da cui si è cominciato a contare i millisecondi che trascorrono con questa funzione. Perciò è opportuno scrivere qui che se dt è maggiore di 1, per esempio, quindi è maggiore di un secondo, e nel nostro caso sarebbe molto maggiore di un secondo, si pone dt uguale a 1. Ecco, questo capita anche quando per un motivo o per un altro il computer, essendo molto impegnato, blocca la visualizzazione del gioco per qualche istante. Ecco, potrebbe capitare che questi istanti si protraggano per troppo tempo, addirittura nei casi più esagerati, oltre un secondo, e facendo in questo modo otteniamo una variabile dt che non è esageratamente grande, che farebbe saltare la nostra semplice simulazione fisica. Ora, che cosa facciamo quindi? Abbiamo calcolato quanto tempo è trascorso dall'ultimo frame, abbiamo posto un limite a questa differenza, dobbiamo ricordarci, anzi potremmo farlo addirittura qui, di aggiornare last time, cioè last time lo porremo uguale a time. Memorizziamo l'attuale temporizzazione nella variabile last time per poi recuperarla nel frame successivo. Si può già fare qui perché ormai last time l'abbiamo già utilizzato per ottenere l'intervallo di tempo trascorso. Ecco, fatto questo, eventualmente se avete domande quando il video sarà su YouTube, ovviamente potete scrivere nei commenti, non ci ho capito niente, rispiegamelo e chiaramente magari scrivendolo diventa più chiaro che vedendolo in un video. Comunque andiamo avanti, ammesso che chi sta guardando il video sia arrivato fino a qui abbia capito che cosa ho fatto, arriviamo alla parte difficile, questa era la parte facile. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che in questo intervallo di tempo trascorso, potrebbe essere passato, che so, un decimo di secondo, un centesimo di secondo, è passato un po' di tempo dall'ultimo frame. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che il nostro sprite si sposti di quanto è necessario per coprire in quel centesimo di secondo alla velocità che fisseremo lo spazio necessario, senza che lo sprite salti direttamente dalla sua posizione fino, per esempio, a dove si trova il mouse adesso, che è impossibile che in un centesimo di secondo possa fare un salto del genere, avrà una velocità decisamente più limitata. Vediamo perciò quello che bisogna fare. Ecco, innanzitutto bisogna fissare una velocità. Allora chiamiamola speed questa variabile, la variabile che conterrà l'intensità della velocità, e questa speed la potremmo così fissare a 50, al valore 50. Cosa vuol dire? Vuol dire 50 pixel, quelli dello schermo, al secondo. 50 pixel potrebbe essere un po' poco, ma poi eventualmente lo aumenteremo. Quindi abbiamo fissato la nostra velocità. Ora dobbiamo far muovere il nostro alieno dello spazio corretto. E allora, innanzitutto, noi alla fine che cosa scriveremo? Alien.x uguale, anzi, beh, adesso lo scrivo così, poi vediamo. Più, e qui dovremo
capire la vecchia coordinata x dell'alieno di quanto deve essere aumentata, ovviamente diminuita, dipende se l'alieno si sposta per esempio verso destra, sarà positivo, se vi ricordate, se si sposta verso sinistra, questo valore da inserire dovrà essere negativo. E allo stesso modo anche la coordinata y, dovrà comportarsi allo stesso modo. La vecchia coordinata y dell'alieno, dovrà essere, se l'alieno si sposta verso il basso, sommata a un certo valore, se l'alieno si sposta verso l'alto, invece sottratta per la convenzione sulle coordinate di questo IVANC, di questa libreria grafica che stiamo utilizzando, in JavaScript. Quindi qua ci vogliono dei valori che vanno calcolati e che modificheranno, la posizione attuale dell'alieno, spostandolo alla velocità corretta. Vi ricordate poi che in JavaScript, come in C, questo costrutto, prendere una vecchia variabile, sommargli un valore e memorizzare nella stessa variabile il valore ottenuto, in JavaScript e altri linguaggi si può anche semplicemente scrivere in questo modo con, più o meno, con questo operatore che somma un valore alla vecchia variabile, al vecchio valore della variabile, e lo memorizza nella variabile stessa. Perciò qui possiamo, compattare la scrittura in questo modo. Ecco, adesso arriva, dicevo, la parte difficile, dobbiamo capire cosa scrivere al posto di questi punti interrogativi. E allora che cosa facciamo? Innanzitutto, calcoliamo, la differenza tra la posizione attuale, del nostro sprite e la posizione in cui dovrebbe arrivare, quella che noi avevamo ta chiamato target. Non vogliamo che ci salti direttamente, perciò cominciamo a valutare quanto sarebbe il salto, da compiere per andare direttamente nella posizione del puntatore. Che cosa basta scrivere? Basta scrivere la differenza tra alien1.x, anzi scusate, alien1.targetx, che è la coordinata x del punto di arrivo, meno alien1.x. Vedete, in questo modo stiamo calcolando una differenza tra due coordinate, del nostro alieno, quella attuale e quella che vogliamo, e quella dove vogliamo che arrivi, che corrisponderebbe alla posizione del mouse. Vi ricordate queste due righe che fanno proprio questa operazione? La stessa cosa la facciamo, le coordinate y, cioè sulle ordinate. Per chi si ricorda qualcosa di matematica, ecco, abbiamo, calcolato la differenza tra le coordinate x e le coordinate y. Ora valutiamo quant'è questo salto complessivamente. Ora qui sarebbe bello fare un disegnino, vediamo se, ce lo consente, lo facciamo di qua. Ecco, il nostro Edge, consente anche queste cose, vediamo un po' se si può fare. Allora, che cos'è questa linea? Beh, questa linea, immaginate che il nostro alieno si trovi qua, l'alieno si trova qui, eccolo, però deve arrivare, facciamo qui, deve arrivare qui. Non è facile senza mouse, comunque ci proviamo. Ecco, questa è la posizione attuale, quella che abbiamo, chiamato x e y di alien 1, questa è la posizione di arrivo, target x e target y di alien 1. Ecco, questa distanza qui vogliamo calcolare. Come si fa a calcolare la distanza tra due punti? Ovviamente molti di voi lo sapranno, però, io non ho idea del livello, dell'audience che potrò avere su YouTube, perciò racconto anche questa cosa. Ecco, vedete che questa linea non è altro, vediamo se riesco a disegnarlo, eccolo qui ed eccolo qui. Cos'è questa linea? Non è altro che la famosa ipotenusa di questo triangolo rettangolo che ho disegnato. E allora tutti ricorderete che esiste il famoso teorema di Pitagora che dice che quando
quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Questo è il disegnino, vabbè, qui mi esce, quindi non lo facciamo. E questo è il quadrato costruito, con un po' di fantasia, questo è il quadrato costruito sull'ipotenusa. Quindi l'area di questo quadrato è data dalla somma delle aree di questo piccolo quadrato costruito su questo cateto più quest'altro. Se noi conoscessimo le lunghezze dei cateti, questo ci consentirebbe di trovare la lunghezza dell'ipotenusa. Ma noi la lunghezza dei cateti la conosciamo, sono proprio quei dx e dy che abbiamo calcolato prima. Infatti, calcolando la differenza tra le x di questo punto e di quest'altro, noi otteniamo la lunghezza di questo segmento. Calcolando la differenza tra le coordinate y di questo punto e di quest'altro, otteniamo la lunghezza di quest'altro cateto. Elevando al quadrato le misure di queste due lunghezze, sommandole, otteniamo il quadrato della lunghezza di questa ipotenusa. Ecco, questo non so quanto si possa essere capito, però è questa l'idea che ci guida nello scrivere che io posso calcolare questo D2, una nuova variabile, che sarebbe la lunghezza dell'ipotenusa al quadrato, elevando al quadrato questo dx più il quadrato di dy. Questo non è altro che il teorema di Pitagora messo in pratica in un gioco per computer. Notate che per elevare dx al quadrato non ho fatto altro che moltiplicare dx per se stesso. Ovviamente questa è equivalente ad elevare al quadrato e dato che non c'è un elevamento al quadrato diretto in JavaScript, bisogna seguire questa semplice strada. Ecco, abbiamo trovato quindi il salto al quadrato che dovrebbe compiere il nostro alieno dalla posizione in cui si trova fino alla posizione in cui noi lo vogliamo. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Beh, effettivamente non deve compiere tutto questo salto, ma in realtà la vera distanza che dovrebbe compiere, il salto che dovrebbe compiere il nostro alieno, è un passo, chiamiamolo step, che ha una dimensione ben più corta. Infatti, lo step che dovrebbe percorrere nel tempo dt è uguale a che cosa? Alla velocità per il tempo. Questo è il passo che dovrebbe effettivamente compiere, speed, velocità per il tempo trascorso. E chi ricorderà qualcosina di fisica sa che se moltiplichiamo la velocità di un corpo per l'intervallo di tempo trascorso, otteniamo esattamente lo spostamento che quel corpo ha percorso. Perciò step è la distanza che deve compiere il nostro alieno. Ora, che cosa può succedere però? Facciamo un passo indietro, visto che parliamo di step. Potrebbe capitare che l'alieno si trova già effettivamente nella posizione target X, nella posizione giusta. Perciò in realtà noi tutti questi calcoli che ci stiamo elucubrando, che ci stiamo immaginando, sono inutili. Quando capiterà questo? Quando la posizione dell'alieno è già quella giusta, cioè la posizione del mouse e quella dell'alieno già coincidono? Ovviamente quando la nostra ipotenusa di cui abbiamo parlato prima darà come risultato qui 0. Ecco, se noi verifichiamo questo caso, usando sempre, vi ricorderete dagli scorsi video, l'istruzione if. Se D2 è maggiore di 0, allora faremo tutti i nostri calcoli. Vedete la parentesi graffa che racchiude tutti i calcoli che dovremo fare. Ecco qui. Allora, solo se D2 è maggiore di 0, dovremo fare tutti i calcoli per spostare l'alieno verso il puntatore del mouse. Altrimenti vuol dire che è già arrivato
e non sarà assolutamente necessario fare nulla. Ovviamente D2, dato che è la somma di due quadrati, sarà sempre positivo. Quindi qui avrei potuto tranquillamente scrivere D2 deve essere diverso da zero per fare i calcoli che ci servono per spostare l'alieno. Però insomma non cambia nulla. È forse più chiaro quello che voglio fare se dico che D2 è maggiore di 0, però ovviamente D2 è sempre maggiore di 0 tranne quando è nullo ed è il caso in cui la nostra funzione non deve fare nulla. Ecco, invece se uno spostamento è necessario, vediamo che cosa si deve fare. Allora, dobbiamo adesso quindi calcolare quanto deve essere spostato alieno verso il mouse, cioè dobbiamo eseguire questo step. Ora, come si fa? Ecco, qui bisogna purtroppo usare, le cose si complicano sempre di più, un minimo di, diciamo così, matematica vettoriale, perché questi spostamenti che disegnavamo prima sul nostro schermo non sono altro che dei vettori, vettori che possiedono una componente x e una componente y. Per chi non sapesse che cos'è un vettore è semplicemente un oggetto matematico, che non ha solo un valore, come i numeri a cui siamo, tutti quanti abituati, ma anche una direzione e un verso. Nel nostro caso i vettori vengono rappresentati dalle due coordinate, dalla coordinata x e dalla coordinata y. Quindi, che cosa facciamo? Calcoliamo, cominciamo a calcolare il passo lungo l'orizzontale che deve compiere questo alieno per spostarsi verso il mouse. E questo passo sarà legato ovviamente a questo dx, che è la distanza lungo l'asse x che lo separa, che separa l'alieno dal puntatore. Perciò qui bisognerà scrivere dx, però questo spostamento ovviamente è uno spostamento che dipende dalla distanza tra i due punti. Quindi, per normalizzare, si dice così in matematica, questo dx, dobbiamo dividerlo per che cosa? Per la distanza che separa l'alieno dal puntatore del mouse. Cioè, dobbiamo dividere, anzi, lo facciamo prima. Allora, vedete che qui ho calcolato il quadrato di questa quantità. Era la lunghezza della nostra ipotenusa. Faccio ancora un passo indietro perché sennò già si capisce poco, figuriamoci, se non spiego anche questa cosa. Allora, come faccio a calcolare la distanza, la lunghezza della nostra ipotenusa? Perché noi abbiamo ottenuto il suo valore al quadrato. La chiamiamo d questa distanza, tanto per dargli un nome, e sarà dato dalla radice quadrata di d al quadrato. Vedete? Quando in JavaScript scrivo math.sqrt, ecco, questo è un modo complicato per chiamare la comunissima operazione di radice quadrata, di estrazione della radice quadrata. Qui che cosa sto facendo? Sto prendendo il quadrato della lunghezza dell'ipotenusa e la sto mettendo sotto radice quadrata per trovare che cosa? La lunghezza dell'ipotenusa. Quindi non è un'operazione così sconvolgente come potrebbe sembrare. Abbiamo usato una funzione predefinita di JavaScript. Ora, perché non l'ho fatto prima? Qualcuno si chiederà. Perché non ho estratto la radice quadrata direttamente qui? Ecco, ebbene, certe operazioni, come vi ricordate la divisione, l'estrazione di radice quadrata e altre operazioni simili che sono dal punto di vista computazionale impegnative per una CPU, richiedono del tempo, ebbene farle solo quando sono necessarie. Se vedete qui, quando D2 è uguale a 0, tutto questo codice non viene eseguito e quindi è inutile calcolarsi subito la radice quadrata quando molto spesso potrebbe non servire, perché molto spesso l'alieno si troverà proprio dove si trova il puntatore del mouse.
E quindi meglio evitare il calcolo della radice quadrata, tanto d al quadrato, quando d è 0, anche d al quadrato è uguale a 0. Perciò si può, diciamo, rimandare questa operazione costosa dal punto di vista, del tempo macchina a un secondo momento, quando serve davvero. E a questo punto che cosa facciamo? Prendiamo questo valore e prendiamo dx dividendolo proprio per d. Questo ci dice, in proporzione alla distanza da percorrere, quant'è questo dx. E poi lo moltiplicheremo per lo step, per il passo che in realtà dovrebbe compiere. In pratica, per rendere la cosa un po' più chiara, non abbiamo fatto altro che eseguire una proporzione tra il passo che vorremmo fare e la distanza, totale che dovremmo percorrere. Questo step diviso d ci dà un quoziente che ci consente di capire il passo che vogliamo fare, che percentuale è, tanto per capirci, sulla distanza complessiva. E questo moltiplicato per la componente x di questa distanza totale ci dà il passo che dobbiamo compiere. La stessa cosa la facciamo con la y, con la componente y di questo passo. Prenderemo la componente y del passo totale da compiere e lo moltiplichiamo per questa proporzione. Sempre dal punto di vista di eseguire meno calcoli possibili, vedete che qui moltiplichiamo per uno stesso rapporto. E allora cosa si potrebbe fare molto più intelligentemente? Però questo ve lo faccio vedere, poi lo lascio così scritto per esteso che si capisce meglio. Noi potevamo benissimo questo step già all'inizio dividerlo per d. E allora qui praticamente moltiplicando dx per step eseguiamo le operazioni che dicevamo prima. E anche qui lo dovremmo togliere. Questo fa capire. Diciamo, compio una divisione una volta sola invece di ripeterla più volte. Però diciamo che adesso qui per capire meglio lasciamo le cose come sono. Oltretutto, insomma, si poteva ridurre tutto a un'unica formula, e le operazioni eseguite erano decisamente meno, erano dimezzate rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Cosa ce ne facciamo adesso di questo step x e di questo step y? Ecco, sono proprio i valori di cui parlavo all'inizio. Sono i valori che dobbiamo sommare alla posizione corrente, alla coordinata corrente x e y del nostro alieno. Questa è l'operazione da fare. Sarebbe, diciamo così, tutto qui. Anche se questa funzione così modificata, vedete, è diventata molto complicata e raccontata così in un quarto d'ora non so quanto possa essere chiaro. Ripeto, mettete nella descrizione commenti, mi dite se sto andando troppo velocemente, se non nella descrizione, scusate, sotto la descrizione nei commenti su YouTube mettete se vado troppo veloce, se vado troppo lento. Se non si capisce nulla, cerchiamo di far capire tutti quelli che sono interessati su cosa abbiamo fatto. Ecco, questa serie di operazioni è comunissima nei videogiochi, in particolare in quelli a due dimensioni, dove bisogna far muovere un oggetto a velocità costante. Vediamo se è tutto giusto, se dobbiamo correggere qualcosa. Vediamo dov'è, eccolo qui, facciamolo partire. O che cosa stia succedendo. Comunque la velocità è quadruplicata rispetto a prima. Riproviamo, aumentiamola ancora di più, mettiamo 500, vediamo che cosa succede. Aggiorniamo, ecco, vedete, va molto più veloce rispetto a prima. Ecco, qui si nota che quando il disco volante, il nostro alieno, arriva sul mouse. Si dovrebbe notare, nonostante appunto il basso frame rate che ho nel video, questa fastidiosissima vibrazione. Ecco, notate che una volta arrivato sul mouse non si ferma, ma vibra in questo modo. Per quale motivo?
Ecco perché dobbiamo tenere conto di una cosa importante, che questi passi che noi abbiamo calcolato sono passi effettuati a una determinata velocità. E cosa potrebbe succedere? Questi passi potrebbero far andare il nostro alieno oltre il punto di arrivo. Nel nostro codice non abbiamo tenuto conto, del punto di arrivo, se è stato raggiunto oppure no. E allora che cosa possiamo fare? Potremmo effettivamente, come vi dicevo prima, modificare la variabile step dividendola direttamente per d, quindi invece di dividere per d la distanza da percorrere totale dopo, la dividiamo subito e verifichiamo se step è maggiore di 1. Se step è maggiore di 1, lo poniamo uguale a 1. Che cosa significa? Anzi, dunque, sì, dovrebbe essere così. Allora, quando step è maggiore di 1, cosa significa? Che noi abbiamo percorso, che noi stiamo percorrendo più col nostro passo, più della distanza necessaria per arrivare a dove vogliamo arrivare. Quindi, se è maggiore di 1 questo passo, significa che dobbiamo fermarci prima. E quindi che il nostro passo dovrà essere semplicemente uguale a 1, perché vi ricordate che questo step è diviso per d, è lo spostamento che dobbiamo eseguire, questo step è la proporzione sulla distanza totale del passo che dobbiamo eseguire. Se step fosse 0,5, vuol dire che dobbiamo percorrere nel tempo assegnato metà della distanza che separa l'alieno dall'obiettivo. Se fosse 0,25 questo step, vuol dire che dobbiamo percorrerne un quarto. Se fosse 2 questo step, vuol dire che stiamo percorrendo il doppio della distanza e quindi che oltrepasseremo il nostro obiettivo. Ecco, con questa modifica vediamo che succede. Dovrebbe funzionare la nostra simulazione. Vediamo se salta fuori qualche altro errore. Ecco, vedete che effettivamente l'alieno arriva fino al punto dato e poi si ferma lì senza vibrare fastidiosamente come prima. C'è ancora una cosa che non mi convince del tutto, vedo un movimento non tanto fluido da parte dell'alieno, non è come quello che abbiamo visto nel gioco vero e proprio. Quindi mi sto chiedendo se è solo un effetto dovuto, che so, al TS acceso, oppure a qualcos'altro, cioè a qualche programma che mi sta rallentando un po'. Comunque, questo è quello che dovevamo vedere, dovevamo verificare com'è possibile muovere uno sprite a velocità costante, comandandolo comunque con il mouse. E qui abbiamo visto vari accorgimenti, dobbiamo inserire una variabile di appoggio che chiamiamo target, che memorizza la posizione dove dovrebbe la posizione del mouse, quella a cui deve puntare il nostro sprite. E poi abbiamo visto come recuperare quanto tempo è trascorso da un frame all'altro, da un refresh all'altro, e abbiamo visto qui un po' di formule di matematica elementare, cioè il teorema di Pitagora, e di fisica elementare, cioè le formule del moto rettilineo uniforme, che tutti si studiano a scuola senza sapere poi magari alla fine a cosa potranno servire nella loro vita. Senza immaginare che magari un giorno potrebbero servire queste formule per creare dei giochi in due dimensioni. Bene, direi che potremmo chiudere qui. Per chi vuole vedere qualcosa di più avanzato, proviamo ad aggiungere queste righe qua. Anche se mi sto pentendo di averci pensato, scriviamole lo stesso. Allora, avete notato che il nostro alieno
sta seguendo il mouse e si sta mantenendo in posizione verticale, mentre nel gioco che vi ho mostrato prima metteva sempre il fondo del disco volante verso il punto di arrivo. E allora come si può fare per ottenere questo effetto? Bisogna, e magari le spiegherò bene la prossima volta, o se qualcuno è interessato lo può chiedere, bisogna scrivere questo. Dobbiamo modificare la rotazione dell'alieno, cioè in questo caso la sua posizione è verticale, dobbiamo ruotarlo. Alien 1 bisogna sempre mettere, scusate. Ecco, come qui mettevamo alien 1.rotation più uguale 1 per fare in modo che durante la simulazione ruotasse su se stesso, ecco, questa volta dobbiamo usare questo accorgimento qui. Lo metto qua. Ecco, qual è l'accorgimento che dobbiamo utilizzare? Dobbiamo utilizzare una funzione che si chiama arcotangente. In JavaScript la funzione arcotangente, questa strana funzione che si vede nei corsi liceali al terzo, quarto anno, a cosa serve? E che in JavaScript si richiama usando math.atom2, a cosa serve? Serve a recuperare l'angolo che corrisponde a queste coordinate dx e dy, le coordinate appunto dello spostamento del nostro alieno. Cosa bisogna scrivere? Dy, virgola dx. E poi bisogna anche tenere conto che Ivan K, che è la libreria grafica che stiamo utilizzando, pretende che in rotation venga memorizzato un valore in gradi, 90 gradi, 180 gradi, quelli che usiamo tutti, mentre ATAN2, questa funzione di JavaScript, restituisce un valore in radianti. Allora, se non avete capito nulla di tutto ciò, semplicemente basta moltiplicare il valore ottenuto da ATAN2 per 180, che sarebbe il valore in gradi dell'angolo piatto, e dividerlo per mat.p, che sarebbe il valore memorizzato in JavaScript di pi greco che corrisponde all'angolo piatto in radianti. Perciò quello che abbiamo fatto qui è semplicemente una conversione da radianti a gradi del valore restituito dalla funzione ATAN2 che viene memorizzato nell'angolo di rotazione del nostro sprite. Vediamo che cosa succede. Aggiorniamo la pagina. Ecco, vedete che ora lo sprite segue, va verso il puntatore del mouse col suo lato destro, o meglio con la sua sinistra. Ecco, volevamo invece, per esempio, potrebbe anche andare bene così, ovviamente, ma potremmo volere invece che punti col fondo della nostra navicella. E allora che modifica bisogna fare? Basta aggiungere una rotazione, per esempio, di 90 gradi, quindi il valore che abbiamo ottenuto prima più 90 dovrebbe dare il valore corretto. Se non lo dà, ecco, è esattamente il contrario, vedete, sta puntando con la punta e allora per ottenere il valore corretto non dovevo sommare 90, ma dovevo sottrarre 90. Ecco, vediamo quello che succede ed ecco qui che il nostro sprite effettivamente sta puntando con la parte che volevamo verso il mouse. E quando arriva sul mouse si ferma. Ecco, quindi in modo purtroppo molto lungo, difficile, spiegato come realizzare questo movimento particolare dello sprite. Ovviamente, una volta capito il procedimento, si può tradurre in tanti altri videogiochi in due dimensioni questo effetto e tutte le formule che abbiamo visto, una volta capite, si possono utilizzare in tanti altri contesti. Va bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e rimandarvi a un prossimo video dove vedremo ancora qualche particolarità di questo programma e poi finalmente il codice sorgente completo, almeno a grandi linee,
per poi passare a un altro programma, di cui creeremo un semplice dimostrativo e probabilmente si tratterà di un gioco in grafica isometrica, così le cose cominciano a diventare più interessanti. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando.